Cosa fa di una donna una donna? Io non saprei dirvelo. Forse quel battito doppio che anima gli esseri umani, quando la vita dona alla donna il piacere di raddoppiare i battiti del suo cuore. E per ogni battito sul petto, uno anche sulla pancia. 9 mesi di battiti in armonia, come fosse musica, come fosse vita. Se chiedessimo ad una donna di raccontarci cosa ha pensato durante il suo travaglio, lei ci risponderebbe sicuramente che ha pensato ad una sola cosa, alla vita. La donna in quel momento non si porrà alcun problema sul sesso maschile o femminile. L'unica cosa che le importa in quel momento è di sentire una voce, viva, che grida per essere venuto o venuta al mondo. Non le importa nient'altro che questo. Perché? Mettere al mondo una nuova vita è l'unico dono più grande che la vita stessa possa donare a tutti noi, donne e uomini. Dove abiti? La casetta. Dov'è la casetta? Un pianeta. Immaginiamo di uscire fuori da un pancione che ci protegge e di dover iniziare ad imparare a vivere. Tra un giocattolo buttato a terra e qualche capriccio, un passo e poi un altro ancora per cadere ed infine rialzarci, una canzoncina da cantare a tutti o una poesia da recitare. Iniziamo a sperimentare un nuovo mondo che a poco inizia ad essere il nostro. Non c'è distinzione in questa nuova realtà tra bambine e bambini, si gioca insieme e si è tutti uguali, ci distingue solo un cerchietto rosa da un paio di bretelle blu. Guardando i video di queste donne, provate a pensare che se ogni giorno vogliamo che le cose cambino, dobbiamo imparare a valorizzare la quotidianità e la semplicità della donna. Dobbiamo imparare a ridare valore alle piccole cose ed anche alle piccole conquiste. See, it's very divine, you're one of a kind, but you're much on my mind. You often get declined, oh no, my baby's driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why I'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only want to do you tough. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. Ma che fai? Niente. Tutto a posto? Sì, perché? È il ciclo. Ma che ci c'è? Non me la posso andare all'hotel, non posso stare qua tranquilla e beata.
Va bene, hai il ciclo. Scorre veloce questa vita, e questa vita è così fuggitiva e così piena di emozioni nascoste che spesso non siamo più capaci di fermarci a riflettere sull'importanza delle cose. Basterebbe poco per accorgersi di come la donna è meravigliosa in tutto quello che fa. I jeans, il rossetto, l'assorbente e la minigonna. Oggi li possiamo usare ed indossare liberamente, non solo per le grandi rivoluzioni o per i grandi movimenti femministi, ma soprattutto perché dentro ogni casa e dentro ogni famiglia c'è stata una donna che ha pian piano dato valore alla sua persona e l'ha fatto per noi. Liberiamoci dal pregiudizio che per avere un mondo migliore dobbiamo essere tutti uguali, altrimenti finiremo per vivere in un mondo in cui lottiamo per essere uguali, senza riflettere invece su quanto possiamo essere speciali. Impegniamoci ad essere originali, diversi, ma con le stesse opportunità, e forse, solo in quel momento, saremo degli uomini e delle donne migliori. Grazie a chi ogni giorno sa rendere migliore questo mondo e grazie a tutte le donne che hanno tenuto in grembo tutti noi. Grazie soprattutto a tutti quegli uomini che ogni giorno valorizzano la donna, perché se il cambiamento è possibile è anche grazie al ruolo che gli uomini stanno imparando a svolgere. Basterebbe solo essere uniti. Per favore, perché altrimenti qua non finiamo mai. Ma caro, non ne mangiamo mai stasera? It's just one day.
So